appuntamento per questo fine settimana a Piave a Bresciano con una gara di ciclocross. Ci puoi illustrare un po' il percorso? Sì, il percorso sarà molto impegnativo, ormai questa gara è una classica, sono 10 anni che si ripete. Il percorso è quello degli ultimi anni, quindi caratterizzato da un duro strappo in salita al 15% e poi da un misto all'interno degli olivi nel paese di Piave a Bresciano. E se le condizioni meteo saranno quelle attuali, sarà un percorso comunque scorrevole con un terreno duro, non fangoso, quindi anche una gara abbastanza veloce. Per quanto riguarda il numero dei partecipanti, insomma, si parla già di un buon numero consistente. Buon numero nonostante le concomitanze di gare importanti, infatti la stessa data c'è la gara di Faedo Terzo, che è una gara internazionale, però insomma il nostro, diciamo, numero di partenti è sempre molto numeroso perché la gara piace e è organizzata sempre molto bene. Senti, per quanto riguarda la vostra squadra, Vernici Technicolor, da quest'anno siete affidati allo sponsor tecnico Atacama. Ci puoi illustrare un po' anche l'abbigliamento, insomma, che ti vediamo indossare? Sì, è un abbigliamento tecnico che permette, ecco, anche di sopportare temperature rigide come quelle invernali. Oltre che dal punto di vista di abbigliamento, Atacama fornirà anche materiale meccanico, quindi bici e ruote appositamente studiate per il ciclocross. Ecco, appunto, com'è stata la prima impressione quando avete provato i materiali Atacama? Io sinceramente positivamente, sono tutti materiali molto validi e li stiamo testando proprio ora, quindi diciamo che è tutto, diciamo, in produzione, stiamo testando i vari prodotti, insomma. Prodotto che tra l'altro viene portato in Italia da un aretino come Stefano Marrini. Sì, appunto, Stefano Marrini, che è un grande amico, che è già da anni che conosco, tra l'altro ho corso insieme già dalle categorie giovanili e niente, ci ha dato questa grande opportunità di poter, diciamo, anche, diciamo, improntare nel futuro una squadra di ciclocross nelle nostre zone, che non è poco.